Siamo in Piazza Duomo con Barbara Covili, l'amministratore delegato di Click Utility, una delle due società che organizza il Mobility Tech, il forum sull'innovazione tecnologica, che quest'anno è incentrato sulle green technologies. Qui in Piazza Duomo oggi c'è un'esposizione di veicoli ecologici. Che mezzi possiamo vedere qua in piazza? Una 500 Fiat con un impianto GPL, quindi completamente a nullo impatto ambientale. L'impianto di GPL è della società Landi Renzo, che è leader al mondo nei sistemi appunto GPL. È un veicolo interamente elettrico prodotto dalla Ducati Energia, che si chiama FreeDuck, è già in commercio, ha un'autonomia fino a 60 km e anche questo veicolo si ricarica semplicemente attaccandolo alla spina di casa all'interno del proprio garage domestico. È un veicolo omologato per due persone, non c'è bisogno di utilizzare né il casco né le cinture di sicurezza. Quello di ibrida plug-in della Toyota, che si ricarica attaccandola a una normale presa di casa, quindi si può ricaricare anche nel garage di casa, che ha un'autonomia fino a 60 km. È un veicolo Fiat che ha caratteristiche molto particolari, è un dual fuel che ha un motore, quindi diesel e metano, anche questo praticamente ha bassissimo impatto ambientale. Per la prima volta durante Mobility Tech sono stati esposti in Piazza Duomo degli autobus ibridi, è una tecnologia innovativa che permette all'autobus di avere un impatto ambientale praticamente nullo, perché abbina un motore elettrico a un piccolo motore diesel che lo sostiene. Sono autobus che hanno il pregio di abbassare al minimo le vibrazioni e anche delle frenate, di avere delle frenate molto più dolci e molto più delicate. Questo è il modello di Kangoo Express della Renault. È un modello totalmente elettrico, 100% elettrico, che raggiunge i 130 km all'ora e che ha un'autonomia di 160 km, ideale quindi per il trasporto delle merci in ambito cittadino. È la bicicletta Green Wheel, che è nata da una collaborazione tra l'MIT di Boston, Ducati Energia e il Ministero dell'Ambiente, dei Trasporti e della Tutela del Mare. È una bicicletta che ha una tecnologia innovativa completamente incentrata sulla ruota, bicicletta pedalata assistita, quindi bicicletta elettrica. Ha anche una tecnologia particolare, perché riesce a funzionare con il Bluetooth, a mettere in contatto la ruota con uno smartphone che può essere montato sul manubrio della bicicletta. E si possono avere quindi diversi tipi di informazioni, sia che vengono trasferite dalla ruota allo smartphone, sia dallo smartphone alla ruota. Lo smartphone riesce quindi a dirigere la bicicletta, che può essere usata in diverse modalità. In modalità standard, se uno non ha intenzione di utilizzare il motore elettrico, in modalità assistita, oppure addirittura in modalità fitness, nel senso che la bicicletta pone una resistenza a chi pedala.